Ciao, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Oggi sono una schiferda. Sono ancora tutto smagagnato. Ma vabbè, dobbiamo andare perché oggi è Santa Lucia e quindi vi porto con me. Era una cosa da fare ieri, però ieri proprio non me la sentivo. Adesso sono copertissimo anche perché qua cosa rarissima, sta nevicando molto poco, molto leggero, e più avendo piovuto, c'è più neve nel mio giardino che in tutto il resto del posto qua. E quindi sono copertissimo, vado solo al supermercato, quello qua vicino, quello carissimo, ma d'altro canto non ho altro. Vediamo, allora, deviazione ancora. Speravo che avessero finito i lavori, ma ed eccoci qua. Bene, bene, oggi ho in preparazione due video che vi faranno saltare sulla sedia. Tanto i concetti cambieranno un po', molto interessanti da preparare per il primo canale, uno sempre sugli angeli e l'altro uno sempre sugli angeli e l'altro invece l'NDE di un prete buddista, quindi, o di un frate buddista, chiamatelo come volete all'italiana, che ha avuto un NDE e poi si è convertito al cristianesimo e ha fatto convertire tutti al cristianesimo, quindi cosa straordinaria come l'NDE ci appaiono per quello che ci serve, appunto, che ci sia, che ci appaia, detta proprio in soldoni. Praticamente ho fatto tutto questo giro e, se vogliamo, sono ancora al punto di partenza. Queste deviazioni sono fantastiche e ci vediamo fra un po'. Adesso guido perché è una situazione un po' particolare. Dovete sapere che Santa Lucia qua è come Babbo Natale per voi in genere, e quindi porti dolciumi, porta, insomma, le cose buone, i regali, ed è una festa attesissima dai bambini come anche dagli adulti, quindi è abbastanza sentita. E quindi c'è da fare le sue confezioni con le caramelline, con le cose, e adesso sono venuto qua al reparto dolciumi, vedete, ne prendo un po', faccio scorta e poi faccio i qua si usa fare i piattini, cioè si fa un piattino con dentro un po' di dolciumi misti e poi lo si fa trovare. In realtà dovevano trovarlo stamattina appena alzati. Un figlio studia, la moglie è al lavoro, l'altra figlia è a Venezia a studiare, quindi faccio adesso, così quando torna dal lavoro, ta-ta, Santa Lucia è passata. Così per i bambini piccoli. Quindi sì, quindi è un po' il Babbo Natale. Via che adesso nella modernità tutte queste feste si stanno accavallando. Voi dovete sapere che il 6 era il nostro patrono, San Nicola, quindi San Nicolò. E quindi anche quello porta dolciumi e doni ai bambini. Quindi adesso i bambini prendono 3 volte regalo in un mese. Ovviamente magari 2 volte piccolo, un presente, e una volta regalo più grosso, e lì la scelta è tra Santa Lucia e Natale, la mattina di Natale, quindi a secondo di
della tradizione della propria famiglia, immagino. Noi abbiamo sempre fatto Santa Lucia, poi insomma Natale si mangia insieme, qualche dono, magari si viene qualche parente, ecco, qualche piccola cosa, qualche dolce, così. Però lì ognuno ha la sua, insomma. Quindi sono andato a prendere un po' di dolciumi, non ho trovato tutto quello che volevo, quindi adesso dovrò inventarmi qualcosina. Adesso mi inventerò come fare la distribuzione. Ripeto, di solito si prende un piatto di carta bello con sopra i dolciumi, poi si mette il foglio trasparente, cioè si incartano proprio, poi un fiocchetto. A parte la neve che sta venendo giù, ma non si vede perché è molto fine, però la macchina davanti è già coperta, vedete? Sì, qua è raro che nevichi e quando nevica non dura. Sarebbe bello vedere Bardolino imbiancato dopo tantissimi anni, appunto perché è una cosa piuttosto rara. Scusate la voce, ma è lunga anche sta influenza da portare fuori. Eccoci qua, adesso vi lascio che faccio manovra. Ciao. Allora vi faccio vedere la neve, quel poco, guardate, vedete la neve. Eccomi qua, e quindi qua abbiamo i nostri, e qua i nostri secchiettini con il nostro nastrino. E adesso iniziamo a preparare. Eccoci alla fase finale. Allora, avete capito che noi festeggiamo Santa Lucia, non Babbo Natale, nel senso che ormai adesso i ragazzini moderni fanno tutte le feste, però per noi Santa Lucia è quando ci porta i regali, i dolciumi. E i bambini cattivi porta il carbone. Ditemi voi cosa festeggiate di queste feste natalizie, scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo a Dio piacendo nel prossimo vlog e penso che ci sarà una diretta questa sera. Adesso vediamo durante il giorno se sarà possibile, vi metterò comunque l'avviso sia sul gruppo Telegram che su YouTube e sarà una diretta ovviamente sull'ND. Alla prossima, ciao!